Nemmeno 19 milioni di euro di utili bastano alla multinazionale USA Carrier Corp che dal 2017 controlla il gruppo Riello. L'azienda, infatti, benché il bilancio in positivo, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Villanova di Cepagatti, delocalizzando la produzione in Polonia. Questa è l'ennesima azienda che fugge dove il visco è più vantaggioso e ora 90 lavoratori rischiano il posto. Ci hanno levato anche la dignità perché adesso lavoriamo, però lavoriamo come? Cioè, fino al 15 di novembre stare lì, cioè, come si lavora? Cioè, lei che farebbe al posto mio? Cioè, si lavora male, a singhiozzo, cioè, non è giusto per noi perché abbiamo una dignità, noi se andiamo lì a lavorare, cioè, dobbiamo rendere perché. Lavoratori in presidio oggi davanti alla regione, dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. Nel 2020 la Riello, brand della climatizzazione, ha subito un calo dei ricavi e dei profitti, ma con utili netti di 18,8 milioni e una società più che patrimonializzata, di certo non si può parlare di crisi aziendale. Io non capisco, con un fatturato oltre, cioè, oltre le aspettative, cioè, che abbiamo superato anche le aziende del nord, cioè, non capisco perché così di punto in bianco dopo le ferie, arrivati al 1° settembre a ciel sereno, cioè, ci hanno detto che ci licenziano. Lei da quanto tempo è indipendente della Riello? Io sono 26 anni.